¿Qué pasa? ¿Creíste que podrías cubrirlo? No lo hice. Solo lo intenté. Dime, ¿acaso me crees capaz de asesinar a alguien? Por supuesto que sí, pero no estaba segura hasta che escuché algo, Emir. L'Emiro è nella stanza della moglie. Hai aiutato quell'uomo a fuggire dalla prigione, tuona Nian. Hai ucciso sua moglie. Pensavi di poter nascondere tutto. Ci ho solo provato, risponde l'Emiro. Pensi che io possa uccidere qualcuno? Lo pensavo, ma non ne ero sicuro. Ne ho avuto la certezza dopo quello che ho sentito oggi. Se vuoi, ti dirò anche quello di cui mi sono assicurato. Non sono rimasto a guardare mentre tu e Kemal cercavate di raccogliere prove contro di me. Ho mandato il mio uomo. Sei cattivo. Emiro, hai ucciso quella ragazza e ti sei nascosto dietro qualcuno. Mi sono nascosto. È vero, ammette l'uomo. Ma c'è un piccolo errore. Non ho ucciso Karen. Quell'idiota, il mio uomo, non è riuscito a portarmela e l'ha uccisa. Ho pianto per 2 giorni. Ma poi ho dovuto insabbiare tutto, non avendo altra scelta, per poterti proteggere. Perché l'ultima persona con cui Karen è entrata in contatto prima di morire è stata la mia bellissima moglie. E chi l'ha uccisa? Chiede Nian. Questa è la cosa più interessante. Questo vale per la famiglia Soidere. L'assassino di Karen è Tariq. Kemal torna a casa. L'amore si getta nella linea di fuoco? Chiede Leila. Hai interrogato Sally quando ha portato la macchina? Indovina l'uomo. Non cambiare argomento. Kemal. Mi hai sentito? Cosa stai facendo? E lui rifarebbe la stessa cosa. Non esiterei un secondo, ma non posso fare nulla per far funzionare questo amore così. Tu sei qui, e non posso fermarmi. Quello di cui parlo io non è la stessa cosa che dici tu. Si entra nel caso più strano. E Nian è altrettanto testardo. Sei pazzo o cosa? Cosa significa salvare Nian dalle mani della mafia? Ho detto di essere posseduto da lei. Non riesco a controllarmi. Nian è il tuo punto debole, dice Leila. Dal primo giorno che l'hai vista, la tua mente è volata da qualche parte. È sempre stata così. Non è sempre stata così, nega Soidere. Prima era single. Non aveva la fede al dito. Oggi l'ho baciata. Non ho potuto farne a meno. Mi sembrava di essere tornato da lei. Avevo tanta paura, Leila. Ho avuto tanta paura. Pensavo che l'avrei persa. E ho capito che non dipendeva da me. E in quel momento ho capito che stavo trascinando entrambi in qualcosa di proibito. Cosa sto facendo? Non mi appartiene nemmeno. Come sarebbe a dire che non ti appartiene? Chiede Leila. Non puoi buttare via gli zaini e andartene così. Non si può dire, buongiorno, con il cuore in pace. Perché il giorno non sta sbocciando per voi? Quindi non potete prendere e andare via. Perché non sei libero? Senti, sai qual è il riassunto di quello che hai detto? Siamo sull'orlo di un amore proibito. È una scelta, non posso, dice Kemal, lo so. Ma cosa vuoi fare che io non sappia? Scapperò da questo amore finché Nian non divorzierà. Finché non sarà libero da questo maledetto matrimonio. Scapperò via. L'azione torna nella stanza di Nian. Questo significa che questo idiota non sapeva cosa fare con le mani, dice Emir. E ha ucciso Karen quando ha tentato di spaventarla. Gli ho tirato le orecchie. Cos'altro avrei dovuto fare? Tuo fratello non era abbastanza. Quindi ora devo proteggere il fratello della tua ex? E ancora non sembri credermi. Se tutto ciò che fai è finzione, dice Nian. Questo significa che ho fatto girare tutti intorno al mio dito. E chi vince? Ancora io. E tu fai sempre le domande. E ora mi spieghi cosa ci faceva Kemal lì? Comunque, ho cambiato idea. Sono stanco di sentire sempre le stesse scuse. Non riuscirò a risolvere la questione con te. C'è sempre una soluzione migliore. Per esempio, come Kemal, Emiro, non spaventare nessuno, dice Nian. Tu sei molto prezioso per me, proprio come lo sono i suoi fratelli per lui, dice l'Emiro. Non osare. Cos'è che non osi? Sto già proteggendo Tariq, ma tu vuoi certamente incolpare me per questo. Quando smetterò di proteggere Tariq, tutto dipenderà dall'eroismo di Kemal, che andrà a fuoco per ogni minuto che passerà vicino a te. La mia pazienza è giunta al termine. L'uomo bacia la moglie sulla fronte e lascia la sua stanza. Asu prova a chiamare Kemal. Non risponde. Chiede a Aki, che è sdraiato sul letto. Ho paura, non riesco a controllarmi, dice la ragazza. Ho paura per lui, avvicinati a me, ti dirò una cosa. Sì, Kemal è nel posto sbagliato. Ama questa ragazza, anche se sa che non ne verrà fuori nulla. Non riesce a comandare nemmeno il cuore. Ma passerà, vedrai, un giorno passerà.
E se quel giorno sarete vicini a Kemal, alla fine lui vi vedrà. Ecco perché bisogna avere pazienza. Ma io non ho tanta pazienza. Non posso guardare Kemal distruggersi. Non ho la forza di farlo, amico. Allora cosa farai? Cosa puoi fare? Io ho un'idea, almeno una speranza. Nian chiama Kemal. Non mi rispondi? Chiede Leila. Non ho altro da aggiungere, dice Soider e rifiuta la chiamata. Poi spegne il telefono. L'azione salta al giorno successivo. Di prima mattina, Zeynep entra nella stanza dell'emiro. Mi dispiace per te, dice la ragazza. Dormi qui adesso? Sì, piccola mia. Adesso dormo qui, conferma l'uomo. Perché Nian non mi lascia entrare nella sua camera da letto? È molto arrabbiata con me. È arrabbiata con me perché non l'ho toccata. L'Amir tira a sé la ragazza e la abbraccia. Penso sempre a te, le dice. Ma tu te ne sei andata e hai sposato lo stupido Ozan. Sei ancora innamorata di me. Devi sognare. Mi fa star male vederti, risponde Zeynep. Ti butteranno fuori o te ne andrai per conto tuo. Presto mi guarderai negli occhi e mi dirai. Zeynep, basta così. Ti innamorerai di me. Allora mi pregherai di capirti. Interessante. Che razza di sogno stai facendo? Sono nel tuo incubo. Hai fatto molta strada con le cose che hai imparato da me. Permettimi almeno di congratularmi con te per questo. Vedrai, Amir, non dimenticare quello che ti ho detto. La ragazza lascia la stanza. L'azione si sposta a casa di Kemal. Leila, vado a trovare Asu, dice Soidere. Come mai? Siediti qui, ordina la donna. Non c'è niente di più importante di una buona colazione. Kemal vuole sedersi a tavola, ma all'improvviso il suo cane inizia ad abbaiare. L'uomo apre la porta e davanti all'ingresso vede. Ondera, buongiorno. Kemal, dice padre Nian. Per quanto ti ringrazi per ieri, non è ancora abbastanza. La giornata di ieri è finita, quindi non c'è più niente da fare. Ho fatto quello che andava fatto. Leila è qui, non voglio vedere nessuno in questo momento. Leila, tuttavia, si dirige verso la porta. L'ascolto, signore, dice. Oggi c'è una riunione in azienda. Ci aspettano molti cambiamenti, dice Onder. Il consiglio di amministrazione cambierà. Annulli la procura per i documenti che le ho dato e si assicuri di consegnarli alla riunione di oggi. Necessariamente, spero di vederti lì. Onder se ne va. L'azione ritorna alla residenza di Kosquoglu. In salotto, Zeynep sta parlando con il marito. Perché Emir e Nian dormono in stanze separate? Chiede. Ma non ottiene risposta, perché in quel momento Vildan entra nella stanza. Perché non sei all'università? Le chiede. Vuoi liberarti del tuo status di casalinga? Voglio dire, deve essere molto faticoso stare a casa tutto il giorno. No, ho altre priorità in questo momento. Mamma, dice Zeynep. Prima di tutto, devo abituarmi a te e a questa casa, e poi, con l'aiuto di Dio, finirò la scuola. Penso che le mie scelte siano buone. Voglio concentrare tutta la mia attenzione su te e Ozan. Vado a prepararmi un bel caffè turco. Ne faccio uno anche per te. Asu è a casa della famiglia di Kemal. Che peccato. Oh, signor Aki, quanti anni hai, bambina mia? Chiede Fehime. Mi sento così male. Ora pensa a come sto io. Non ho nessun altro, a parte mio zio e Kemal, dice Asu. Non dire così. Ci sono ancora io. Finché vivrò, tu avrai una madre in me, figlia. Sono venuta oggi per dirti una cosa. Parla, non vergognarti. Voglio molto bene a Kemal. Ah, il mio Kemal deve ritenersi fortunato. Mio zio gli ha parlato. Affiderà l'azienda a tutti e due. E cosa ha detto Kemal? Ha rifiutato, dice Asu. E allora, perché? Fehime non capisce. Ha detto che amava ancora Nian. È impossibile, mio figlio, dopo tutto questo, non direbbe mai una cosa del genere al signor Aki. Con calma, forse insieme possiamo separare Kemal da Nian. Ho un solo desiderio. Come tuo zio, voglio vederti sposare. Vederti mettere in grembo i miei nipoti. Farò tutto il possibile perché questo accada. Affronterò persino mio figlio in un confronto diretto. O mi calpesterà o mi ascolterà.